Nuovo video a tema YouTube. Allora, stavo, come puoi vedere, cercando di recuperare un po' di video perché sono effettivamente parecchio, parecchio in ritardo di un mese. Sono in arretrato di un mese di video e sostanzialmente questo perché al lavoro stiamo veramente lavorando un botto, togliamo che fa meno riflesso. E di conseguenza il tempo che mi resta preferisco dedicarlo alla lettura di libri piuttosto che al guardare video. In più, a volte quando ho tempo, appunto perché magari non ho le chiusure da fare, cerco di stare comunque con Leonardo e di godermelo. Quindi YouTube sta passando un attimino in secondo piano, se non per quanto riguarda la registrazione dei miei video, perché a quelli ci tengo parecchio. Comunque, intanto che guardavo questi video mi sono detta, è un po' che non faccio un video a tema YouTube, ma di cosa potrei parlare? Ta-ta! Di quello che principalmente guardo, di quello che mi piace, di quello che mi piace meno e via dicendo. Allora, sai già che avendo un canale che parla principalmente di libri, a modo mio e in modo molto, molto poco tecnico, molto poco professionale, sicuramente potrai ben pensare anche dai video precedenti che ti ho fatto riguardanti appunto i booktuber che seguo, perché di youtuber non se ne parla, ti dico principalmente appunto che guardo video strettamente legati al mondo dei libri, quindi amo follemente i book haul, amo meno i wrap up, per il semplice fatto che mi annoiano. Nel senso, spesso nei wrap up si raggruppano veramente tanti libri, cioè io non so in un mese se riesco a leggere 4 libri, ma proprio quando mi va bene, poi dipende anche dalla mole di libri che leggo, perché il Conte di Montecristo in questo momento è di nuovo in stand-by, quindi cioè, figurati. In più, lavorando, facendo la mamma e tutto quanto, stando dietro comunque anche alla casa, il tempo davvero per leggere è risicato, cioè proprio. E la cosa mi pesa parecchio perché io, cioè, amo leggere, mi rilassa, mi catapulta in un'altra dimensione, di conseguenza c'è proprio e mi arricchisce sia a livello verbale che proprio di sentimenti. Ma perché comunque risveglia paure, dubbi, riflessioni. Insomma, leggere per me è indispensabile, quindi ok, e ci siamo capiti. Non sto più a ripeterlo. Quindi principalmente i wrap up mi annoiano perché magari non so, seguo dei booktuber che hanno fatto una lettura o più di una lettura che magari mi interessa poco, che magari voglio affrontare, ma di cui non voglio sapere molto. Quindi l'avere un video che mi raggruppa magari 5, 6, 7 libri, allora prima di tutto diventa o un video infinito e appunto avendo già poco tempo per leggere, posso io stare 40 minuti, un'ora a guardare il resoconto, trama, impressioni di libri che non mi interessano o di libri che vorrei leggere anch'io, quindi di cui non voglio sapere molto, no. E poi perché il più delle volte, parere mio personale, il fare appunto video con tanti libri tende poi a trascurarne alcuni, quindi magari a non approfondirli, piuttosto che insomma a parlarne in modo un po' più così approssimativo. Però sempre parere mio, io preferisco di gran lunga i video singoli della serie. Ok, questo video parla di un libro di cui mi interessa sapere qualcosa, lo guardo, questo libro è un genere che non mi interessa, quindi questo video non lo guardo. Via. Poi, cosa non amo molto? I giveaway, nel senso che amo i giveaway e ho anche partecipato ad alcuni giveaway. Non amo quando il giveaway risulta commerciale. Per commerciale io intendo, ci sono delle regole, ovviamente. In primis devi essere iscritto al mio canale. Guarda che se sei iscritto al mio canale da 2 giorni,
perché c'è il giveaway in atto e poi ti disiscrivi, io il libro, se viene sorteggiato, non te lo mando più. Ok, ci sta, per l'amor del cielo, io il giveaway lo faccio per i miei iscritti, di sicuro. Però sinceramente si sa, e quindi questa regola. Ma poi arrivano le regole che io detesto follemente. Partecipi se sei iscritto al mio canale, se posti il mio video su Instagram, su Facebook, su Vattela Pesca, se fai sì che a questo giveaway vengano iscritti anche altri 40 tuoi amici. Cioè, che cacchio, basta. Vuoi fare un giveaway per i tuoi iscritti? Fallo senza 8.000 regole del cacchio. Queste cose qua mi mandano in bestia, quindi io di solito quando vedo giveaway, a meno che non sia il giveaway di una persona a cui tengo, io ciao, perché lo so che le regole sono queste e io non ho voglia di sbattimento. Oppure riposta il mio video perché così almeno tu hai 8 miliardi di visualizzazioni. No, ti voglio bene, però non ci sto. Lascio fare agli altri. Ma perché è un gusto mio, cioè poi tu lo vuoi fare, fallo, nel senso, ecco. Infatti se tu hai visto, io ho superato i 1.000 iscritti e non ho ancora fatto un giveaway. Yeah! Che arriverà quando probabilmente lo farò per Natale a questo punto, perché non, adesso materialmente non ho il tempo, quindi vediamo se a settembre, ottobre, vedremo. Poi altre cose che guardo e che guardo volentieri, i vlog io li adoro, cioè mi piacciono un casino. Vlog di viaggi, vlog di mostre, vlog, io le amo. Perché comunque scopri cose nuove, visiti posti, tra virgolette, che magari non avrei la possibilità di visitare, tipo ho visto il video di Mare di Libri, i vlog su Tempo di Libri, a cui sono andata, sì, però in tempo molto ridotto, quindi, e mi piace un sacco, mi piacerebbe anche farli, ma appunto, se volete vi faccio un vlog mentre vado all'Eurospin a lavorare. Cioè, se la serie Laura chi se ne frega, e c'hai anche ragione, perché la mia vita è così: casa, Eurospin, Eurospin, casa, e quando non sono in Eurospin, mestieri, Leonardo, cioè proprio yeah! Quindi vabbè, però mi piacerebbe fare dei vlog. Se dovessi mai cambiare vita, sicuramente ne farò, o se farò qualcosa di interessante, lo farò. Magari potrei fare un vlog una giornata al lago. Vabbè, tutta vita proprio. Comunque, poi, cos'altro guardo? Seguo, non ti ho detto perché, vabbè, fondamentalmente non penso che te ne freghi molto. Io ho il Bimby che uso quando più che altro sono in ferie, oppure quando ho il giorno di riposo, che allora riesco ad organizzarmi, perché il Bimby, secondo me, oltre ad essere, cioè, ad avere un costo fuori di testa, è utile se lo puoi effettivamente usare. Di sicuro, tipo oggi io inizio a lavorare alle 2, ma secondo te mi metto ad usare il Bimby? No, perché all'una e mezza parto, quindi che cacchio vuoi che faccia? Torno alle 8:30, ecco. Però, per esempio, adesso che è estate, lo uso molto per far bollire il riso, quindi io lo metto su per 20 minuti, non ci penso e faccio altro, quindi non sto a menare il riso a fare, e voilà, il riso è pronto. Oppure quando sono a casa lo uso molto per fare le patate bollite, che io taglio già a tocchetti, faccio cuocere al vapore, quindi c'è, cioè, comodissimo. Quindi io seguo Bimby Boss, che è un sito, che è un canale YouTube che fa un sacco di ricette troppo troppo carine, e troverò prima o poi il tempo di farle. Poi, e quindi però quelli di cucina appunto mi piacciono. Amo guardare gli home tour, che tra parentesi non vedo molto, ma io non faccio l'home tour di casa mia perché io non amo casa mia, nel senso, prima di tutto non la sento casa mia perché sono in affitto e quindi già questa è una cosa che mi penalizza in partenza. Secondo, poi perché ho dei mobili che sinceramente alcuni sono presi da precedenti traslochi, sono vecchi, sono rotti, non sono, cioè, no, no, non mi piacciono, insomma, e quindi cosa ti devo far vedere?
una casa che non sento mio, una casa che non riesco a tenere in ordine come voglio perché non ho il tempo per farlo. No, preferisco guardare le case degli altri, quindi. Anzi, ti farò anche un video in cui ti proprio chiacchiericcio così, in cui ti parlo di cosa guardo alla tele, perché è fondamentale anche quello, quindi farà parte del chi sono. Poi, sempre YouTube, cosa mi piace guardare, cosa non mi piace guardare. Ecco, non amo i video lunghissimi, quindi oltre ai wrap up, non amo i video che superano i 20 minuti, ma perché proprio sono io che mi annoio. Il più delle volte trovo che il video diventa ripetitivo, sia nel linguaggio che proprio nei contenuti. Non, cioè, ecco. In più. Sì, appunto, non avendo tanto tempo, ma perché devo stare a guardare, cioè, devo guardare magari un video, invece mi piacerebbe guardarne due o tre, magari ho quella mezz'ora, 40 minuti, riuscire a guardare due o tre video, quattro, se proprio riesco. Però ho scoperto la funzione vai avanti 10 secondi, così. Poi cosa amo? Guardare, non guardare. Perché poi non mi sono fatta neanche una scaletta, ma sono un genio. Non lo so. I tag sì, mi piacciono, però a volte mi annoiano. Ecco, una cosa che non sopporto è guardare i video che parlano di libri, quindi recensioni piuttosto che tag su book tag, appunto, piuttosto che book haul o che cacchio ne so, io comunque tema libresco e non mi mostri i libri. Cioè, no. Sì, non puoi parlare di un libro perché l'hai prestato alla cugina che sta in Sardegna. T'aspetta che te lo riporti oppure mettimi una foto. Non ti parlo un quarto d'ora di un libro così e poi lo. Cioè, anzi, ti parlo di un quarto d'ora, 30 secondi, ti faccio vedere la copertina, poi la metto giù perché mi pesa in mano. No, perché voglio avere la possibilità di sentirti parlare e vedere questa cacchio di copertina. Quindi. Poi ti ripeto, sono fisse mie. Dimmi anzi se anche tu hai queste fisse, se invece a te non dà fastidio, se. Ecco. E poi penso basta. Generalmente sì, penso di averti letto tutto. Ah, ecco, una cosa che non mi piace guardare, e anche qui la trovo noiosa e anche finta, sono i video dove la gente è molto impostata, quindi. Aspetta, la luce, il trucco, oddio, sono lucida, oddio, devo andarmene. No, cioè io. Ma perché io sono così, sono uno strana, sono alla Angela Cannucciari, tu mi puoi capire probabilmente. Perché io e te siamo un po' simili. E Caciarone, Nick, poi figurati, Nick, tu meglio di chiunque altro. Cioè, della serie attacco, rec e stop quando ho finito. Cioè, io tagli non ne riesco a fare, non ho neanche voglia di mettermi a fare queste robe qua. E mi piacciono i video più, come ti ho sempre detto, non strani, cioè della serie. Sono fatta così, prendimi così se ti va bene. E basta, cos'altro ti devo dire? Questa è la mia postazione, computer. E sì, punto. Se mi verrà in mente qualcos'altro, farò un altro video. Intanto tu dimmi cosa ti piace guardare, cosa non sopporti. Se le cose che ti ho detto le condividi, se invece non le condividi perché, anche perché io posso anche cambiare idea. Quando io ho una mia visuale della cosa e non ho nessuno con cui confrontarmi, magari resto della mia. Invece se ho modo di confrontarmi con qualcuno, ho modo anche di capire che magari posso anche vedere le cose in un altro modo e quindi cambiare. Un'altra cosa che mi è venuta in mente in questo istante, una cosa che non amo molto, sono le polemiche inutili. Cioè. Io ho capito che vige la libertà di parola, però ragazzi, se ti sto sui maroni, perché devi scassarmi le palle con commenti cattivi e soprattutto inutili? Perché magari io o non ti calcolo o proprio ti depenno. Cioè, ignorami, su YouTube ci sono 3 miliardi di persone che fanno video che ti possono piacere di più, ma vai da quelli, non rompermi le palle. Non rompermi le palle come. Non romperle ad altri che fanno video così, insomma, ecco. Questo è quanto, anche perché il più delle volte chi fa polemica non fa polemiche costruttive, ma fa proprio polemiche per rompere i coglioni. Quindi questo, scusa il francesismo, ma è così.
Oppure proprio commenti brutti che non sto neanche a ripetere perché proprio non meritano niente. Quindi questo è quanto. Ecco, spero di essermi ricordata di tutto. 15 minuti di video, benissimo. E niente, io ti saluto e ci vediamo al prossimo video.